questa importante firma di accordo che ci diciamo prospetta ottimi risultati nel futuro. Noi collaboriamo già molto bene con l'università e con tutto il sistema educativo ligure, però grazie a questo riteniamo di poter fare ancora meglio, soprattutto verso la sostenibilità e verso la combustione pulita. Abbiamo questo accordo che ormai è un rinnovo, non è una cosa nuova, e abbiamo una grandissima collaborazione con l'università, assumiamo giovani ingegneri e persone che escono, e devo dire che siamo molto contenti della preparazione che l'Università di Genova garantisce, e questo sicuramente non farà altro che invogliare la Danieli ad avere ancora più risorse e sviluppare ancora più tecnologie. Quali sono gli impegni contrattuali in questa convenzione? Noi abbiamo ridisegnato il nostro rapporto con l'Università di Genova. Sostanzialmente questo si articola sotto due filoni: un accordo quadro che ha come obiettivo sostanziale la ricerca e la formazione degli studenti, e un accordo attuativo che invece ha come obiettivo principale la sostenibilità, che trova la sua messa a terra presso il nostro centro ricerca di combustione, che si trova all'interno del campus di Savona, campus universitario di Savona, all'interno del quale abbiamo la possibilità di mettere a terra e di provare i nostri bruciatori di ultima generazione ad idrogeno, ad esempio, quindi verso una sostenibilità green della combustione, attraverso anche una collaborazione ulteriore con l'università e la possibilità stessa che gli studenti hanno di poter partecipare in maniera attiva non solo alla ricerca, diciamo così, bibliografica o comunque applicativa, ma specialmente a una ricerca pratica. È una collaborazione consolidata ormai negli anni, ci sono dei laboratori importanti dell'azienda all'interno del campus di Savona che ormai da un lungo periodo è focalizzato sui temi dell'energia sostenibile, e quindi c'è la possibilità anche da parte dei nostri studenti di partecipare ad attività di ricerca applicata, quindi consolidando le loro competenze, quindi guardando anche a un aspetto più applicativo. Quindi ci sono tutti gli ingredienti per avere una positiva relazione tra il mondo della ricerca e dell'alta formazione, quale quello rappresentato dall'università, e un'azienda leader nel settore energetico e della siderurgia.